Anche le celebrità possono infrangere la legge in modi estremi, portandole a lunghe pene detentive. Questi attori hanno commesso reati gravi come crimini sessuali, traffico di droga e omicidi. Alcuni ammettono la loro colpevolezza, altri dichiarano la loro innocenza, ma tutti sono condannati a restare in carcere per molto tempo. Ecco 10 attori che sono stati arrestati, di cui alcuni attualmente in prigione, e i motivi della loro condanna. Numero 10. Jared Fogle. È noto per gli spot pubblicitari di Subway, dove mostrava la sua impressionante trasformazione fisica. A 20 anni pesava oltre 180 kg, ma nel 1998 iniziò a cambiare vita attraverso l'esercizio e consumando 2 panini Subway al giorno. Come riportato dal Los Angeles Times, riuscì a perdere più della metà del suo peso corporeo in meno di un anno. Fu poi menzionato in un articolo di Men's Health e divenne rapidamente un volto noto per Subway, apparendo nel suo primo spot pubblicitario nel 2000. Tuttavia, la sua vita prese una brutta piega negli anni successivi. Fu scoperto che aveva viaggiato tra stati per acquistare servizi sessuali e possedeva 400 film pornografici e pedopornografici illegali ed ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con minori. Fogle fu condannato a oltre 15 anni di carcere senza possibilità di libertà condizionale per almeno 13 anni e ordinato di pagare un risarcimento di $1.400.000 a 14 vittime. Numero 9. Robert Downey Jr. è un esempio notevole di redenzione a Hollywood. Nato il 4 aprile 1965, iniziò a recitare da giovane e presto dimostrò un grande talento, guadagnandosi riconoscimenti per i suoi ruoli in film come Less Than Zero e Chaplin, per il quale fu nominato all'Oscar. Tuttavia, la sua carriera brillante fu oscurata dalla dipendenza da droghe. I problemi iniziarono durante l'adolescenza, quando fu introdotto alla marijuana dal padre, il regista Robert Downey Sr. Il suo abuso di sostanze portò a numerosi arresti, il primo dei quali avvenne nel 1996, quando fu trovato con eroina, cocaina e una pistola. Dopo vari arresti e periodi in prigione e in centri di trattamento, Downey riuscì a riprendersi. Con il supporto di amici e del settore, fece un ritorno di successo con il ruolo di Tony Stark in Iron Man nel 2008, dimostrando che anche dalle difficoltà più gravi è possibile rialzarsi. Numero 8. R. Kelly. L'11 luglio 2019, R. Kelly fu arrestato a Chicago da agenti federali. Secondo il Chicago Tribune, lui e alcuni collaboratori avrebbero reclutato giovani ragazze per rapporti sessuali, isolandole dalle famiglie e controllandole per impedire che cercassero aiuto. Un'accusa fu presentata a New York City, mentre a Chicago furono mosse accuse di corruzione di testimoni e vittime in un caso di pornografia infantile del 2008. A causa della pandemia di Covid-19, le udienze a New York furono rinviate. Kelly era in attesa di processo in una prigione federale di Chicago quando fu aggredito dal membro dei Latin King, Jeremiah Shane Farmer, che lo picchiò mentre dormiva, causando a Kelly una grave commozione cerebrale. Nel giugno 2022, Kelly fu condannato a 30 anni di carcere per traffico di esseri umani e a settembre fu riconosciuto colpevole di produzione di pornografia infantile, con l'avvocato che richiese una pena ridotta a 11 anni. Numero 7. Lindsay Lohan. Nata il 2 luglio 1986, divenne famosa presto come attrice e cantante. La sua carriera decollò alla fine degli anni 90 con il film Disney The Parent Trap, che le aprì le porte a un successo duraturo. La sua notorietà aumentò ulteriormente con Mean Girls nel 2004, ma questo comportò anche un'intensa attenzione mediatica sulla sua vita privata. Nel 2007, Lohan iniziò a incontrare problemi legali, con il suo primo arresto avvenuto a maggio per guida in stato di ebbrezza e possesso di cocaina. Fu arrestata di nuovo 2 mesi dopo per accuse simili. Questi arresti portarono a brevi periodi di detenzione e programmi di recupero obbligatori. Nel 2010,
violò le condizioni della libertà vigilata e fu condannata a 90 giorni di carcere, ma scontò meno di 2 settimane a causa del sovraffollamento e del buon comportamento. Numero 6. C. Murder, il cui vero nome è Corey Miller, fu condannato per omicidio di secondo grado relativo alla morte di un adolescente, Steve Thomas, avvenuta nel 2002 in una discoteca. Secondo NBC News, il rapper iniziò a scontare una condanna all'ergastolo nel penitenziario statale della Louisiana nel 2009. Tuttavia, il caso presenta degli sviluppi sorprendenti. 2 testimoni chiave hanno recentemente ritrattato le loro dichiarazioni precedenti. Inoltre, Kim Kardashian, una celebrità della realtà, è diventata una sostenitrice inaspettata di Miller. Nell'aprile 2020, la Corte Suprema stabilì che per le condanne penali significative è necessaria una decisione unanime della giuria. Miller fu condannato con un verdetto non unanime. Kenneth Jordan, uno dei testimoni, dichiarò di aver mentito per paura di conseguenze legali non correlate, mentre Darnell Jordan affermò di essersi sentito obbligato a mentire sotto giuramento. Nonostante tutto, C. Murder continua a dichiararsi innocente. Numero 5. Winona Ryder. Nata il 29 ottobre 1971, è un'attrice nota per i suoi ruoli in film come Edward Mani di Forbice, Beetlejuice e Piccole Donne. Tuttavia, nel 2001, la sua carriera fu interrotta da una controversia legale quando fu arrestata per furto con scasso di beni per oltre $5.000. Il caso, che attirò molta attenzione mediatica, danneggiò seriamente la sua carriera. Nel 2002, Ryder fu condannata per furto aggravato e danni, ma fu assolta dall'accusa di scasso. Fu condannata a 3 anni di libertà vigilata e a 480 ore di servizio sociale, oltre a multe e risarcimenti al negozio, senza pena detentiva. L'incidente compromise la sua reputazione e la costrinse a ritirarsi temporaneamente dal mondo dello spettacolo. Ryder tornò gradualmente alla recitazione, ritrovando il successo nel 2016 con Stranger Things su Netflix. Numero 4. Michael Jace. Celebre per il suo ruolo nella serie The Shield, sparò alla moglie nel 2014 nella loro casa di Los Angeles davanti ai loro 2 figli. Fu condannato a 40 anni di carcere per l'omicidio, che sembrava motivato dalla gelosia. Sua moglie, April Jace, voleva divorziare e Jace, di 53 anni, sospettava che lei avesse una relazione con un altro uomo. Il 19 maggio 2014, Michael le sparò più volte quando lei tornò a casa, davanti ai loro figli di 8 e 5 anni. Dopo l'omicidio, Michael chiamò il 911 e il suocero, ammettendo il crimine. Aveva una storia di comportamenti violenti. Nel 2005, un'amica della sua prima moglie dichiarò che lui l'aveva maltrattata fisicamente. Jace aveva una carriera di 2 decenni come attore, partecipando anche a Southland e interpretando Michael Jordan in un film TV. Numero 3. Tim Allen. Nato il 13 giugno 1953, è un attore e comico famoso per i suoi ruoli in Casa Keaton e come voce di Buzz Lightyear nei film di Toy Story. Tuttavia, prima di raggiungere il successo a Hollywood, Allen ebbe problemi con la giustizia. Nell'ottobre del 1988 fu arrestato all'aeroporto di Kalamazoo Battle Creek International per possesso di oltre 650 grammi di cocaina. Si dichiarò colpevole di traffico di droga e rischiò una condanna a vita. In cambio di una pena più leggera, nel 1981, Allen collaborò fornendo i nomi di altri spacciatori e fu condannato a una pena da 3 a 7 anni di carcere federale. Scontò 2 anni e 4 mesi presso l'Istituto Penitenziario Federale di Sandstone, in Minnesota. Dopo la scarcerazione, Allen si dedicò alla comicità, avviando una carriera di successo e utilizzando la sua esperienza per avvertire gli altri sugli errori del passato. Numero 2. Harvey Weinstein. È in prigione a causa delle accuse di Miriam Haley e Jessica Mann, anche se molte altre donne hanno denunciato abusi sessuali da parte sua.
Arrestato a New York nel 2018, Weinstein fu accusato di stupro, atto sessuale criminale, abuso sessuale e condotta sessuale illecita. Era anche sotto inchiesta per crimini sessuali in California e a Londra. Dopo aver pagato una cauzione di $1 milione e indossato un braccialetto elettronico, Weinstein fu accusato di stupro di primo e terzo grado, atto sessuale criminale di primo grado e altri reati sessuali gravi. Negò le accuse, affermando che le donne erano consenzienti. Nel 2020 fu dichiarato colpevole di atto sessuale criminale contro Haley e stupro di terzo grado, ma assolto da altre accuse. Fu condannato a 23 anni di prigione e registrato come sex offender. Numero 1. Shannon Richardson. Nota per The Walking Dead, si dichiarò colpevole nel 2013 di aver creato, prodotto, posseduto e distribuito un veleno come arma. Inviò lettere minatorie contenenti ricina all'allora presidente Barack Obama, al sindaco di New York Michael Bloomberg e a Michael Glaze, collaboratore dei sindaci contro le armi illegali. Richardson acquistò gli ingredienti con la carta di credito e il conto del marito e produsse il veleno nella loro casa mentre era incinta. Tentò anche di incastrare il marito piantando prove nella sua auto e nel suo lunchbox. Nonostante il tentativo di incolpare il marito, fu arrestata nel 2013 e condannata a 18 anni di carcere. Attualmente è detenuta in una prigione federale a Fort Worth, Texas, e la sua liberazione è prevista per il 2029, senza possibilità di libertà condizionale. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!